Ecco, proseguiamo il nostro approfondimento sul comandamento nuovo di Gesù, di Giovanni 13, 34, in cui Gesù dice: questo è il mio comandamento, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Adesso dobbiamo capire un poco meglio come io ho amato voi, cioè che tipo di amore è quello che Gesù ci chiede di avere tra di noi. Amatevi gli uni gli altri. Ecco, nella letteratura greca c'erano tre parole per indicare l'amore. Una era filia, una era eros e una era agape. L'eros indica l'amore passionale, in cui uno si dà ma anche prende. La filia era l'amore degli amici, dell'amicizia, dei sentimenti di amicizia. Nessuna di queste due parole, che erano le più frequenti nella letteratura greca, nei discorsi dei greci, viene usata per indicare l'amore di Gesù. Si prende un'altra parola che era molto rara, la usavano raramente, che è agape, agape, perché era la meno condizionata culturalmente, sembrava la più adatta a esprimere la novità dell'amore di Gesù. Perché l'amore di Gesù, questo agape, amare come lui ama, è una cosa che supera la dimensione umana, anche se poi la include in qualche modo, la trasforma. Perché l'amore, diciamo, o di filia, o di erotico, di eros, passionale, è un amore che viene dal basso, che noi abbiamo naturalmente. È una cosa dell'uomo, poi anche macchiato un po' dall'egoismo, ma è una cosa umana. Invece, l'amore che Gesù ci chiede è un amore che viene dall'alto, viene da Dio. È l'amore che è infuso in noi dallo Spirito Santo, con la venuta dello Spirito Santo nella Pentecoste. Ed è un amore, tipico di Dio, tipico di Dio. È l'amore con cui Dio Padre ama Gesù, e con cui Gesù ricambia l'amore del Padre, è l'amore della Santa Trinità che Gesù è venuto a portare sulla terra. Ecco, e quindi entriamo in un livello di amore simile a quello di Dio. È l'amore con cui Dio ci ama, ci rende capaci anche di imitarlo, di amarlo come Lui. Quindi dobbiamo, come si dice, essere molto contenti che Gesù non solo ci dà il comando, ma ci eleva, ci fa salire da un livello umano dove l'amore purtroppo è sempre una cosa grande, l'amore umano, ma è sporco, diciamo, perché è condizionato dall'egoismo, dall'incostanza, eccetera, a volte anche dalla brama di possedere la persona amata in un modo disordinato, eccetera. A volte diventa pure irrazionale perché non ha l'equilibrio, non ha l'equilibrio nelle scelte. E invece l'amore di Dio è una cosa proprio nuova, viene dall'alto. Voglio mettervi in risalto una caratteristica importante perché Gesù, prima di dare questo comandamento, fa un discorso strano apparentemente, perché quando Gesù lo tradisce, quando Giuda lo tradisce, ed esce dal cenacolo per andare dai capi a vendere Gesù in pratica, Gesù dice: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio sarà glorificato attraverso di lui. Cioè, l'amore di Gesù vince il male rimanendo fedele a se stesso e crescendo nell'amore. L'amore di Gesù c'ha una potenza incredibile, che di fronte al male che potrebbe paralizzarci, noi per esempio nell'amore umano, quando incontriamo l'ingratitudine, a volte la cattiveria, a volte gli insulti, eccetera, noi ci fermiamo e quasi ci paralizziamo. Non riusciamo ad amare ancora come prima e diciamo: chi me lo fa fare? Dopo che io ho fatto tanto così, ma vedi che comportamento. Ecco, invece l'amore di Dio non è così. Siccome viene dall'alto,
è meno condizionato dalla risposta degli altri e ci rende capaci di amare gli altri di più, come fa Gesù. Come fa Gesù quando Giuda lo tradisce, lui non solo non parla male di Giuda, ma quando lui sa che è andata a tradirlo, poi viene con le guardie per arrestarle, che vogliono arrestarlo, lui gli va incontro e cerca ancora di dirgli una parola buona. Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo perché vorrebbe recuperarlo. Quindi in questo caso, ma poi in tutta la passione, Gesù vince il male con un amore irrevocabile che va fino alla fine e che cresce sempre. Ora, questo tipo di amore Gesù lo mette in noi e quando ci comanda amatevi come io vi ho amato, ci dà la grazia di partecipare a questo amore così speciale, così grande, capace di vincere il male e di crescere sempre, sia con le gioie che coi dolori della vita. Ecco, chiediamo al Signore un aiuto, proprio io sto pregando questi giorni anche per la mia conversione, perché la conversione che io cerco è questa, dare al comandamento di Gesù dell'amore reciproco il posto che merita nella nostra vita, cioè il primo posto. Chiedo a Gesù per me e per voi di farci uscire da un cristianesimo deperito, impoverito, e farci risalire verso un cristianesimo pieno, centrato bene in questo che è il grande comandamento di Gesù, grande, grande. Questo comandamento di Gesù deve essere sempre al primo posto nella nostra spiritualità e illuminare tutti gli altri. Faccio un esempio importantissimo. Per esempio, un'altra pagina molto importante del Vangelo sono le Beatitudini, il Papa ogni tanto lo ricorda anche ai giovani. Un'altra pagina è Matteo 25, il giudizio universale, quando dice avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, che sarà anche il criterio del giudizio finale. Però anche queste pagine così alte, così speciali, sono sotto questo comandamento, non devono essere sopra o staccate. Prima questo amore reciproco, come Gesù l'ha chiesto, e con la forza che viene da questa unità interna della comunità cristiana, vivere tutte le altre pagine, anche specialmente questo di andare ai lontani, di andare ai poveri, di annunciare il Vangelo a tutti, di avere speranza per tutti, questo senz'altro. Però riordinare un po' la gerarchia delle priorità all'interno della fede cristiana e dare al comandamento dell'amore reciproco il primo posto. Per questo io prego per me e anche per voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Padre Santo, ti ringrazio perché con la tua parola e il tuo spirito ci spingi a diventare cristiani, prendendo a cuore il grande comandamento che tu ci hai dato, il più grande di tutti. Aiutaci a capirlo, aiutaci a centrare in esso la nostra attenzione, la nostra vita, aiutaci a diventare veramente tuoi discepoli. Per questo benedico i tuoi figli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi auguro una santa giornata.